Un ringraziamento all'Associazione Antonio Zamboni per questa loro voglia di informare, per questo loro impegno civico, per questo desiderio di coinvolgere le persone in quella che è una consapevolezza necessaria. Una consapevolezza che serve quantomeno per poter avere una sorta di kit di attrezzi, di strumenti necessari a comprendere che cosa sta succedendo. Caspita, io sono informato, io leggo i giornali, io guardo le TV, quindi so benissimo che cosa sta succedendo. Generalmente questo è ciò che si pensa, la realtà è un po' diversa. La realtà, ad esempio, è diversissima se parliamo di Grecia. La guerra dell'Europa, il libro prende le mosse proprio da ciò che è avvenuto in Grecia. E dal fatto che, ad esempio, un anno e mezzo, 2 anni fa circa, mi arrivarono un sacco di segnali preoccupantissimi da Atene. Ricevetti delle email, dei messaggi di aiuto, degli appelli. Detto molto francamente, mi sembravano un po' eccessivi. Insomma, in televisione non si diceva assolutamente nulla di Grecia. I giornali, men che meno, oppure sì, la Grecia era uno dei paesi in crisi, ma in quel periodo si parlava più che altro di Irlanda, non di Grecia. E quindi la classica formichina, ho messo da parte un pochino di soldini, volo low cost, sono andata ad Atene perché voglio capire che cosa sta succedendo, cioè qual è la verità. Se ad Atene giocano a fare le vittime o se effettivamente la situazione è molto grave. Arrivare ad Atene ha significato fare i conti con una realtà che definire drammatica è poco. Era marzo dell'anno scorso, marzo del 2012, e già ad Atene, dove vive circa metà della popolazione greca, erano decine di migliaia le persone che vivevano all'aperto nei parchi, perché le banche si erano già portate via la loro casa. Perché? Perché avevano problemi a pagare il mutuo. E per quale ragione avevano problemi a pagare il mutuo? Per le cosiddette misure di austerity che venivano imposte dal governo, in un qualche modo per soddisfare gli appetiti della cosiddetta troica. Il terzetto, ovvero Banca Centrale Europea, Commissione Europea e Fondo Monetario Internazionale, è infatti il terzetto di protagonisti che chiede, o meglio, raccomanda, oppure per dirla come stanno esattamente le cose, impone misure severissime ai paesi più in difficoltà o che loro definiscono essere particolarmente in crisi. E la Grecia era uno di questi. Una Grecia dove già un anno e mezzo fa gli studenti svenivano a scuola perché denutriti. Una Grecia dove i genitori arrivavano a scegliere volutamente, consapevolmente, di lasciare i propri figli ad un orfanotrofio, perché era l'unico modo di poter garantire loro un pasto e un posto caldo dove stare. Il tutto mentre l'apparato produttivo, quel minimo che c'era nella penisola ellenica, veniva totalmente spazzato via. Il tutto mentre un'ondata di privatizzazioni spogliava completamente il paese per regalarlo, o meglio per venderlo, a cifre irrisorie a multinazionali straniere, una Grecia nella quale si stava già combattendo una vera e propria guerra condotta dalla grande finanza internazionale contro i cittadini. Come dire, uno dei rilievi che mi è stato mosso è relativo al titolo del libro, La guerra dell'Europa. Qualcuno ha parlato di titolo sensazionalistico per vendere libri, perché non c'è una guerra in corso. Non ci sono carri armati, non ci sono cacciabombardieri, insomma, ma di che guerra parliamo? Io questa sera vorrei dimostrarvi che invece siamo in guerra, anche noi. E purtroppo facciamo parte delle vittime di questa guerra. Vorrei spiegarvi che ci sono eserciti, generali di manovra, che ci sono armi molto particolari per questa nuova forma di guerra, che chiaramente è una guerra sorda, non è una guerra convenzionale, ma appunto è una guerra. Parlare di Grecia è
è inevitabilmente parlare anche d'Italia ed è inevitabilmente parlare anche di tanti altri paesi europei che, come noi, ci dicono sono in crisi o a rischio default o fallimento. Ma rispetto a cosa? Fra l'altro, rispetto a dei parametri calcolati su dati che si sono rivelati sbagliati. Perché lo stesso Olivier Blanchard, di cui avremo modo di parlare poi anche più avanti, che è, tanto per intenderci è l'autore del testo di macroeconomia che anche gli studenti italiani studiano nelle facoltà economiche, ecco, anche lui ha dovuto ammettere che rispetto all'applicazione di calcoli teorici che lui stesso aveva fatto, le cose sono andate peggio e forse l'austerity, insomma, non è stata proprio la ricetta più idonea. Quindi Olivier Blanchard, che oggi fra l'altro siede a livello di vertice del Fondo Monetario Internazionale. Quindi praticamente hanno costruito una gabbia artificialmente che è servita per dichiarare quali sono i paesi indisciplinati, più a rischio, messi peggio, per renderli schiavi del debito. E ci arriveremo. Quindi adesso cominciamo il nostro percorso partendo da una Grecia oggi che è in condizioni devastanti. Rispetto a quello che vi dicevo prima, tanto per intenderci, sono centinaia di migliaia le persone che sono state licenziate. La capacità di acquisto di salari, stipendi e pensioni è stata falcidiata, dimezzata, in alcuni casi ridotta del 60%. E se non si lavora almeno 150 giorni all'anno, non c'è nemmeno la copertura sanitaria. Questo significa che ci sono centinaia di migliaia di greci che si mettono in coda per essere seguiti da delle organizzazioni non governative o da dei gruppi di volontariato, quindi medici che fanno il loro turno negli ospedali pubblici e poi si recano presso degli ambulatori che hanno creato volontariamente, perché diversamente non avrebbero la possibilità di farsi curare o di poter avere medicine. Questo succede quando la sanità non è garantita. E qualcuno l'aveva detto anche noi, attenzione, perché la sanità potrebbe non essere più garantita. A livello dei cartelli, il colpo d'occhio d'Atene è micidiale, affitta, si vende, sì, è un deserto. Vi dicevo, parlare di Grecia è anche parlare d'Italia, perché anche in Italia, se guardate nelle nostre città, il colpo d'occhio comincia ad esserci. Attività che chiudono, negozi, centri artigiani, e quanti lavoratori vengono licenziati? Quanti giovani e meno giovani non riescono più a trovare lavoro o proprio non lo trovano? Quindi ecco perché, per questo e per tanti altri motivi, alcuni dei quali poi andremo a vederli, parlare di Grecia è anche parlare inevitabilmente di Italia. Ma siccome vi ho accennato a quella che è una guerra dell'Europa, cominciamo innanzitutto dal primo presupposto. L'Europa. Cos'è questa Europa? Perché io ero una di quelle che alle elementari si divertiva a colorare le bandierine della Spagna e del Portogallo perché era la fase di allargamento della CE, la Comunità Economica Europea, e quindi dicevo, ah che bello, ci sarà un arricchimento reciproco, ci sono comunque nuovi contatti, nuovi studenti, nuovi ragazzi, nuovi bambini, e anch'io pensavo forse a quell'Europa dei popoli che magari era nella testa di un Altiero Spinelli, ma che non è l'Europa nella quale ci hanno trascinati. Questa Europa ha un peccato originale dal momento in cui viene concepita. Qual è il concepimento? Non è quello al centro. Nei nostri libri, o chi c'era, sa che questa Europa affonda le proprie radici nella firma dei trattati di Roma del 1957, la creazione della Comunità Economica Europea, potrei parlare della CECA, la Comunità del Carbone e dell'Acciaio, piuttosto che dell'Eurato, ma concentriamoci sulla Comunità Economica Europea, da cui poi, in tempi più recenti, è nata l'Unione Europea e all'interno dell'Unione Europea l'Eurozona,
ovvero 17 paesi dell'Unione che hanno scelto no, che si sono ritrovati con una moneta unica. Qual è allora la vera origine di questa Europa? Dobbiamo fare un passo indietro, di un'altra decina d'anni. 1947 è finito il secondo conflitto mondiale, i paesi europei sono distrutti dalla guerra. Gli Stati Uniti intervengono con un piano di aiuti, aiuti non molto diversi da quelli che vedremo fra poco, che ancora oggi circolano in Europa, interviene con una dose consistente di aiuti, con il cosiddetto piano Marshall. Quindi vengono erogati parte marginale dei contributi a fondo perduto, ma in larga parte dei prestiti con interessi da dover restituire, in dollari, a quei paesi europei che potranno così acquistare dalle aziende statunitensi le materie prime per la propria ricostruzione. Ma qual è il vero scopo del piano Marshall? Aiutare i paesi europei distrutti? William Clayton, Will Clayton lo trovate anche se cercate in rete, è l'uomo chiave del piano Marshall. Fa parte del Dipartimento di Stato degli USA e dice chiaramente che gli Stati Uniti, specie a fronte della minaccia dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, devono accaparrarsi i mercati dei paesi europei, perché se no gli Stati Uniti dovrebbero ricostruire dalle fondamenta la propria economia. Ah, quindi i mercati europei servono all'economia statunitense. Tant'è che gli Stati Uniti decidono di creare due agenzie, una interna per la distribuzione di finanziamenti anche alle stesse aziende statunitensi che poi andranno a vendere i propri prodotti nei paesi europei, creando così, come dire, in nuce la struttura di quelle che saranno poi le multinazionali di oggi, e un'agenzia controllata dagli Stati Uniti con sede a Parigi che di nome fa OCE, Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Ed è questa OCE che fornisce la quadra per i negoziati che porteranno 9 anni dopo, nel 1957, alla firma dei trattati di Roma. Quindi da OCE a CE. Fra l'altro l'OCE aveva questo slogan profetico sin dall'inizio, ovvero "Whatever the weather, we must move together". Qualunque cosa capiti, dobbiamo muoverci assieme. E vedete che il timone veniva dato dagli Stati Uniti. Da allora ad oggi, qualunque cosa capiti, dobbiamo muoverci insieme. E devo dire anche la partecipazione alle guerre, che ci vede protagonisti, insomma, hanno tenuto fede a questo slogan. Veniamo più vicini a noi. Chiaramente vado per sommi capi, può darsi anche che in alcuni punti non sia chiarissima, quindi poi magari alla fine mi fate le domande se ho omesso qualche cosa o non sono stata abbastanza chiara. Veniamo al passaggio cruciale, ovvero quando è che si realizza concretamente il passaggio da quella che era a noi nota come CE, la Comunità Economica Europea, all'Europa contemporanea, all'Unione Europea. 1992, a Maastricht, in violazione della nostra Costituzione, abbiamo siglato un trattato che cede, senza limiti temporali, cede totalmente la nostra sovranità monetaria e di conseguenza anche economica ad una cosa che non è un insieme di stati, non sono degli stati, ma è una banca, la Banca Centrale Europea, che viene dotata di autonomia, di indipendenza e che è un organo sovrano, non ha nulla e nessuno al di sopra. Però la nostra Costituzione, l'articolo 11, che oltre a ripudiare la guerra, dice anche che sono consentite delle limitazioni di sovranità in condizioni di parità con altri stati e ai soli fini di assicurare la pace e la giustizia, è stato reso carta straccia, un
po' come tanti altri articoli della Costituzione, d'altra parte. Cioè, ci abbiamo ceduto la nostra sovranità, non in condizioni di parità, perché è un organo sovrano, quello cui abbiamo devoluto la nostra sovranità monetaria ed economica. Per di più è una banca e non stati o insieme di stati. E per di più, prendete lo statuto della BCE, Banca Centrale Europea, prendete i trattati, prendete quello che volete, ma non troverete mai la dicitura pace e giustizia fra le nazioni, ma trovate inflazione, stabilità di prezzi, tenuta dell'Eurozona, questo trovate. Perché il peccato originale di questa Europa è essere una struttura basata su un unico pilastro, che oggi si chiama grande finanza internazionale. Se pensate che sia, come dire, un errore di sbaglio, come qualche volta si sente dire, no. Tutto pianificato. 1970, la CE era ancora a 6 paesi, nucleo originario della CE. In sede interna alla CE si prepara un dossier che prevede il percorso e l'obiettivo finale dell'Europa. Dossier Pierre Werner, lo trovate ancora sul sito ufficiale delle istituzioni europee, e l'obiettivo è quello di arrivare ad un'unione monetaria. Trovate tutti i passaggi. La valuta unica, anzi prima il congelamento dei tassi di cambio, la valuta unica, l'armonizzazione dei bilanci, il bilancio unico europeo per arrivare a quella che è unione economica e monetaria. Quello è il pilastro che viene stabilito nel 1970. Questo dossier ci sbaglia solo per un dettaglio. I tempi, Pierre Werner li aveva immaginati ancora più veloci. Probabilmente nel 1970 Pierre Werner non pensava che addirittura un paese come l'Italia arrivasse ad imporre, non so quanti se lo ricordano, il segreto di Stato per entrare in Europa. 1995, infatti, il governo emette un decreto con il quale pone sotto segreto di Stato tutto l'iter successivo per l'adozione della moneta unica, compresi i bilanci, compreso tutto ciò che riguarda i mercati finanziari. L'Europa dei popoli, l'Europa dei cittadini, è questo, il segreto di Stato in Italia. Arriviamo più nel dettaglio alla nostra guerra. Vediamo i moderni eserciti. Quelli in alto probabilmente li avete già letti, li avete già visti, li avete già sentito dire. Moody's, Fitch Ratings, Standard & Poor's, le agenzie di rating, sono quelle alle quali basta semplicemente la minaccia di declassare, così si dice, un paese per portarlo sull'orlo del fallimento. Ovvero, le agenzie di rating sono poi professori, cioè sono quelli che danno i voti in termini di affidabilità o inaffidabilità di tutto ciò che passa sui mercati e quindi anche di istituzioni pubbliche, aziende pubbliche, stati, nonché ovviamente banche private, prodotti che vengono scambiati, futures, derivati, qualunque cosa passi sui mercati. E quindi capite che hanno un potere mica da poco, perché fondamentalmente indirizzano gli investitori, dicendo sì, questo è affidabile, no. Non ci scommettere. Se andiamo a vedere ciò che è capitato in Grecia, ci accorgiamo che subito prima di ogni tonfo della Grecia c'è un colpo di cannone di queste agenzie di rating che o abbassano la valutazione o minacciano appunto di abbassarla. E chiaramente gli investitori se ne vanno e la Grecia resta col cerino in mano. Ma allora, se hanno questo potere così grande, di chi sono le agenzie di rating? Perché diventa una domandina mica da poco. Se andiamo a vedere a livello di capitale azionario, ci accorgiamo che la proprietà è data dalle multinazionali degli armamenti, farmaceutiche, agroalimentare, ma soprattutto fondi di investimento, fondi capitale, assicurazioni e banche.
cioè le banche devono valutare l'affidabilità delle banche. Si chiama conflitto di interesse ed è anche macroscopico, al punto tale che nell'ottobre dell'anno scorso la stessa Unione Europea si vede costretta a pubblicare un dossier dove dice attenzione perché le agenzie di rating non sono poi così tanto affidabili, perché chissà perché quando si tratta di valutare le loro proprietà, ecco, sono sempre molto generose. Puoi vedere allora che per quello che nel 2008 avevano dato la valutazione più alta al colosso Lehman Brothers negli Stati Uniti, poco dopo questa è fallita. Forse anche per questo. Non ci sono solo le agenzie di rating a drogare, a truccare il mercato. I colossi sono diversi, anche se tutti strettamente interallacciati fra di loro. I giganti bancari e la loro capacità di controllare anche le piccole strutture. E un nome grande che potrei farvi, che effettivamente controlla un vero e proprio impero bancario a livello globale, è quello di Rothschild. Nella banca di Ferrara, la cassa di risparmio di Ferrara, piccolissima, minutissima, quella della mia città, nel consiglio di amministrazione ci siede un Rothschild. Quindi tanto per dirvi come sono diciamo sparpagliati, come riescano a controllare ogni singola cosa. Ci sarà Rothschild, ma in ogni caso è commissariata la banca perché sta fallendo, tanto per intenderci, visto che le operazioni diventano poi utili a chi vuole riempirsi la pancia. E da questo punto di vista la cassa di risparmio di Ferrara è un bocconcino per chi ha una fame enorme, e ovviamente non risiede a Ferrara. Questa è una parentesi, insomma, se ne potrebbe parlare, ma ci porterebbe lontano. Un altro dei simboli di questi eserciti che ho voluto indicare è Wall Street. È un simbolo. I mercati, le borse, come, se ne parla come se fossero degli enti che non esistono, quasi intoccabili. Cosa sono i mercati? I mercati che sono in grado di condizionare o di imporre determinate misure. I mercati, alla fine, sono fatti da persone, o meglio, sono fatti da macro aziende, da un manipolo di persone. E soprattutto seguono logiche che difficilmente comprenderemo. Perché se c'è qualcosa che sta dietro questo tipo d'esercito, è un comportamento del tutto speculare, del tutto identico a chi, tasche piene di quattrini, prende e se ne va a giocare al casinò. A chi decide di andare a giocare d'azzardo, però scommette sulle nostre vite. Oggi la parte di economia mondiale che può essere riconducibile ad un'economia reale, merci, beni, servizi effettivamente prodotti o scambiati, è del tutto marginale. La parte del leone è la grande finanza speculativa, è un'economia di carattere speculativo. Si scommette sul prezzo del grano da qui ad un mese, si scommette sul fallimento di uno Stato, si scommette su quanta pioggia cadrà in una determinata zona in un arco di tempo, si scommette sul tasso di cambio di una valuta, si scommette sul tasso di interesse, si scommette su qualunque cosa. Si scommette ad esempio sull'aumento del prezzo del petrolio, e se magari io vado a farmi la giocata in banca scommettendo sul rialzo del petrolio e contemporaneamente sono proprietario di una multinazionale petrolifera, avvertirò la mia azienda dicendo sì, voi continuate ad estrarre, caricate le petroliere, ma non fatele attraccare, perché così il mese dopo la domanda è aumentata, c'è meno prodotto disponibile, poi guarda caso il prezzo del petrolio aumenta, io ci guadagno perché tanto il petrolio è mio, e contemporaneamente ho vinto la scommessa fatta in banca, ma è una scommessa che chiaramente, sul mercato chiedo scusa, ma è una scommessa che chiaramente io ho fatto sapendo di barare. Io andavo a modificare le regole del gioco. In mezzo si vede poco, ma c'è l'immagine di Goldman Sachs. Non ho messo Goldman Sachs per un'antipatia o un'avversione personale a questa
micidiale istituzione internazionale. Ed è sicuro che non l'ho messa perché l'ex primo ministro Mario Monti era un uomo Goldman Sachs, l'attuale governatore della Banca Centrale Europea è un uomo Goldman Sachs, Mario Draghi, perché anche Romano Prodi, ex primo ministro, nonché commissario europeo, era un uomo Goldman Sachs, non perché la famiglia Letta è particolarmente vicina ai Goldman Sachs, no. L'ho inserita per dei dati oggettivi, ovvero, partiamo dalla Grecia. Nel momento in cui la Grecia entra nell'euro, lo Stato greco ha incaricato un'entità internazionale di valutare i propri bilanci, Goldman Sachs. Goldman Sachs dice, tutto a posto, perfetto, la Grecia entra nell'euro. Nel 2009 Der Spiegel pubblica invece i documenti e la testimonianza dello stesso cancelliere Kohl che dice, sono stati fatti dei trucchi contabili da parte di Goldman Sachs, sapevamo benissimo che la Grecia non aveva le carte in regola per poter entrare nell'euro. La stessa cosa vale anche per noi in Italia, non è un'eccezione la Grecia, tant'è che lo stesso Olivier Blanchard, di cui vi parlavo all'inizio, l'autore del testo di macroeconomia, ha un paragrafo del libro, del testo che viene utilizzato da tutti gli studenti delle facoltà economiche italiane, dove dice come avvenne che l'Italia fu ammessa all'euro, furono fatti, ed è in grassetto, scritto bello grande, trucchi contabili. Quindi lo dice un esperto. Però di questo ci ricordiamo il prelievo forzoso, ma dei trucchi contabili del segreto di Stato ce ne siamo dimenticati, in tanti ce ne siamo dimenticati. Ebbene, Goldman Sachs trucca i conti della Grecia. Ma Goldman Sachs si arricchisce anche terribilmente dal fallimento della Grecia. Fallimento della Grecia, ma perché la Grecia è fallita? Sì, due volte solo l'anno scorso. Fallimenti tecnici, marzo ed agosto. Quando fallisce a marzo, si interviene tagliando il valore nominale dei titoli di Stato greci del 75%. Nel 2009, tanto per intenderci, data la crisi di liquidità, tutti i fornitori della pubblica amministrazione dello Stato venivano pagati in titoli di Stato, non c'erano più euro e quindi lo Stato pagava con dei propri titoli, che sarebbero dovuti essere incassati a distanza di tempo. Ma anche chi andava in pensione riceveva il TFR in titoli di Stato. Ebbene, pensate cosa significa, magari per un piccolo imprenditore che ha fornito, che so, cancelleria per le scuole in Grecia, essere convinto di avere 100, di aver ricevuto 100 in titoli di Stato dal governo, è avere magari dei propri fornitori che chiedono 100, invece va a fare i conti e si accorge che dovrebbe avere un 25%. Dovrebbe, perché se va ad incassare, cioè se va a scambiare il titolo di Stato, le banche chiedono una commissione del 5%. Quindi di fatto, posto 100 il valore iniziale, ci si trova con 20 in tasca. Immaginatevi che cosa significa. Magari per un pensionato essere convinto di avere 40.000 euro di TFR e poi alla fine si accorge che ne ha 8.000. Vivere tutta la parte finale della propria esistenza con un pugno di mosche. Dicevo, in quel periodo il taglio, questo haircut, il taglio del valore nominale dei titoli di Stato si abbatte su tutti, singoli cittadini, enti pubblici, enti private, banche private, su tutti, tutti lo pagano, con una sola eccezione. Goldman Sachs. I titoli di Stato greci detenuti da Goldman Sachs valevano 100 prima e valgono 100 anche dopo l'haircut. Com'è possibile? Forse per lo stesso motivo per cui, ad esempio, i CDS, Credit Default Swap, cioè una sorta di prodotto ad elevatissimo rischio, brutto il termine prodotto, così lo chiamano, prodotto finanziario, comunque titoli ad elevatissimo rischio che la Grecia aveva acquistato, scommettendo in un certo senso sul proprio fallimento, o meglio come assicurazione sul proprio fallimento, dicendo ok, se vado a fallire, se non altro mi pagano profumatamente questi titoli, quindi in qualche modo una sorta di ammortizzatore, ebbene la Grecia decide di vendere i propri CDS, cioè la propria assicurazione sul fallimento, a pochissime settimane a chi? Al fallimento.
a Goldman Sachs. Cioè la Grecia svende i propri CDS a Goldman Sachs poco prima di fallire. Chiaro quindi che Goldman Sachs trae un profitto enorme. Ci sono un paio di libri che vi suggerisco. Uno è Money and Power di Cohen, uno dei vertici di Goldman Sachs, che spiega ad esempio come Goldman Sachs ha manipolato ed anticipato l'esplosione dei mutui subprime, della bolla immobiliare negli Stati Uniti, mettendosi prima al riparo e poi accelerando i tempi affinché questo scoppiasse. C'è un altro che si chiama La Banque ed è di Mark Roche, che vi spiega invece come vengono addestrati come veri e propri sicari dell'economia, come dice John Perkins, le strutture apicali di Goldman Sachs, del tipo vai e uccidi. Qualunque tipo di azione, qualunque tipo di misura può essere intrapresa affinché ci sia un tornaconto economico. Ma parliamo di cifre che stentiamo ad immaginare, con così tanti zeri che diventa difficile persino concepirle. Ogni attività economica reale è completamente separata, scollegata da questo. Parliamo di più e più volte il prodotto interno lordo degli Stati Uniti piuttosto che dell'intera Europa. Sono scommesse su una finanza speculativa che assume proporzioni gigantesche. A proposito di questa guerra, vorrei parlarvi di un ricatto, perché anche in questo caso parlare di Grecia è parlare d'Italia. Prima vi accennavo la crisi di liquidità avvenuta in Grecia già a partire dal 2009. Bene, nel 2009 in Grecia ci sono le elezioni e apparentemente c'è un ricambio a livello di governo. Viene eletto primo ministro Papandreou, il quale, guardando un pochino i bilanci, si accorge che la Grecia ha in essere un sacco di contratti con la Germania e con la Francia per l'acquisto di armamenti. E saggiamente Papandreou decide, no, insomma, non vale la pena buttare tanti miliardi per l'acquisto di armamenti, mi avvalgo della clausola di recesso. E quindi fa marcia indietro rispetto a questi contratti. Era il periodo in cui Papandreou però cominciava a rivolgersi alle istituzioni europee per poter avere degli aiuti. Diceva, giusto un pochino di liquidità, poi una volta passato al guado ce la facciamo da soli, non c'è problema, ma dateci una boccata di ossigeno. Ebbene, Papandreou fu chiamato dai rappresentanti di governo di Germania e Francia, non dalle istituzioni europee, rappresentanti di governo di questi due paesi, i quali costrinsero Papandreou a firmare nuovamente tutti quei contratti per l'acquisto di armamenti da Germania e Francia. Fu così che si trovò praticamente ad acquistare gran parte di ciò che veniva dismesso dalla difesa tedesca e anche dalla Francia, munizioni, elicotteri e fregate. Fregate da tutti i punti di vista, perché nel 2011 la Grecia arrivava a investire, ovvero a spendere, il 3% del proprio prodotto interno lordo nell'acquisto e nell'importazione di armamenti. 3% può essere poco significativo. Sappiate che in quel momento c'era un altro paese al mondo che spendeva la stessa proporzione del proprio PIL in armamenti. Questo paese si chiama Stati Uniti. Quindi adesso avete capito quanto la Grecia ha buttato del proprio PIL nell'acquisto di armamenti. Sotto un vero e proprio ricatto. E in Italia? In Italia non c'è un centesimo per la ricerca, per i giovani, per la riqualificazione, per le persone che sono licenziate, per i cassintegrati, gli esodati che sono questi sconosciuti, per gli imprenditori, per i pensionati. Non c'è un centesimo per nessuno, ma ci sono miliardi di euro da buttare via nell'acquisto di cacciabombardieri, nelle partecipazioni a delle guerre e nel mantenimento di basi straniere che occupano il nostro territorio addirittura con ordigni nucleari. Anche questo è un ricatto e sta avvenendo qui in Italia. Facciamo un passo avanti rispetto a questa guerra. Arriviamo ai generali di manovra. Generali di manovra, vabbè, qui è chiaro, diciamo, alcune presenze sono molto scontate, da Mario Draghi per quanto riguarda la Banca Centrale Europea, al passaggio Monti e al Monti bis senza Monti, quindi a Enrico Letta, e a questo governo che sono riusciti a fare fotocopia rispetto al governo della Grecia. Sì, perché in Grecia sono dovuti andare a votare due volte
nel giro di un mese e 3 settimane l'anno scorso, per riuscire alla fine ad avere un governo che mettesse insieme gli opposti, i due cosiddetti poli, centrodestra e centrosinistra, neodemocrazia e PASOK, insieme. Il cosiddetto governo di unità nazionale, governissimo. È in Italia? In Italia ci è bastato andare a votare una volta sola. Ma, sapete benissimo che passaggi ci sono stati, anche qui siamo riusciti ad avere insieme i due poli per questo governo d'emergenza del paese. A livello di generali di manovra, sicuramente la Merkel ha un suo perché, cioè il ruolo della Germania in questa Europa è sicuramente molto significativo. A riprova basterebbe confrontare quelli che sono i grafici sulla produzione in Italia e in Germania da prima dell'entrata in vigore dell'euro sino ai giorni nostri. Ci accorgeremo che il trend italiano, lo faccio per voi come grafico, è di questo tipo, cioè va paurosamente in discesa. Quello tedesco ha questo andamento, estremamente in salita. Perché? L'area alla quale è stata imposta l'euro non è un'area valutaria ottimale come si legge nei testi di economia. C'erano troppe profonde divergenze di carattere economico, culturale, sociale, nei salari, negli stipendi, nelle pensioni, nell'apparato produttivo dei vari paesi. E con l'imposizione di un'unica moneta è successo che i paesi più forti si sono ulteriormente irrobustiti e quelli, tra virgolette, più deboli sono stati cannibalizzati da quelli più forti. E di fatto adesso c'è una parte dell'Europa che, come dire, mantiene, nutre un'Europa più forte. L'altro generale di manovra che ho indicato è Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internazionale. Se Christine Lagarde, come dire, è un po' scontata per la Grecia, la Spagna, il Portogallo, per l'Irlanda, ora anche per Cipro, che sono paesi ai quali è stato imposto il cosiddetto memorandum d'intesa. C'è poco da ricordare, è un vero e proprio contratto con disposizioni pesantissime alle quali attenersi. E in Italia invece della Lagarde non se ne parla, cioè là, si parla di Europa. Peccato. Anche qui i nostri media sono smemorati. Quanti di voi sanno, ad esempio, che a gennaio di quest'anno c'è stata una missione del Fondo Monetario in Italia? Quanti sanno che dal 12 al 26 marzo di quest'anno il Ministero dell'Economia italiano ha richiesto l'intervento del Fondo Monetario Internazionale per le misure da assumere dal punto di vista fiscale? I media non ce l'hanno mica detto. Non era importante. Era più importante vedere chi aveva vinto le elezioni, o meglio chi non le aveva perse, o meglio come si sarebbero espressi i vari soggetti, come si sarebbe espresso il Presidente della Repubblica, che tipo di governo sarebbe scaturito, ma nessuno ha speso una parola nel dimostrare che l'Italia era già votata ad un'istituzione totalmente esterna, per la quale non votiamo, non scegliamo, non abbiamo potere di indicazione di nessun genere. Eppure, vi invito a fare questa prova, se andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale, digitate Italia, andate indietro nel tempo, andatevi a vedere tutte le volte che si parla di Italia o di Europa e delle indicazioni che vengono raccomandate. Vi accorgerete che dal pareggio di bilancio in Costituzione all'aumento percentuale dell'IVA di cui sentiamo parlare adesso, l'aumento percentuale dell'IVA che scatterà a brevissimo, alle privatizzazioni, ai tagli di posti di lavoro, al taglio delle capacità di acquisto di salari, stipendi e pensioni, sono tutte misure che vengono partorite nel grembo del Fondo Monetario Internazionale e poi passate al primo Eurovertice che si svolge e chiaramente le fa proprie. Anche per l'Italia, dunque, il potere di condizionamento e di decisione del Fondo Monetario Internazionale è elevatissimo, ma nessuno ne parla, come se non esistesse. Ma andiamo sempre oltre con la nostra guerra e chiaramente, come dire, entriamo nel clou. Le armi. C'è un'arma di distruzione di massa, che si chiama debito. Oltre 2.000 miliardi per la sola Italia.
I bambini vengono alla luce con oltre 33.000 euro di debito sulle spalle. Ma è chiaro che è un debito che non hanno contratto loro, sono appena nati. Quindi chi è che ha fatto questo debito? Che cos'è questo debito? Apro e chiudo una parentesi che non è irrilevante, anzi, ma che, come dire, affronta una faccia del problema che non è il cuore di questo appuntamento, ma che esiste e pertanto non va omessa. Non può, non deve esserci assoluzione per una classe politica che a livello dirigenziale, territoriale, come nazionale, come internazionale, ha messo in opera un vero e proprio assalto al denaro pubblico. Ci sono responsabilità politiche precise, importanti, consistenti, fra corruzione, clientelarismo, chi ci ha mangiato sopra per i propri stipendi, per i propri benefit, per c'è tutta questa cosa. Così come c'è, secondo le stime ufficiali, almeno un terzo dell'intero PIL che sfugge all'economia reale, perché fa parte della criminalità. Ci sono queste cose, bisogna tenerle presenti. Non è il cuore di questo appuntamento, ma ci sono e vanno considerate. Rispetto al debito, il grosso del debito, quand'è che si crea? Come si crea? C'è una data cruciale, 1981. Mi aspettavo fosse Maastricht, perché l'81? Cosa è successo prima? Fino a quel momento la Banca Centrale Italiana e il Tesoro erano tutt'uno. Cioè, fondamentalmente, lo Stato emetteva una propria moneta attraverso una banca con la quale praticamente non si indebitava, era la stessa cosa. Nel 1981 avviene quello che viene definito divorzio fra la Banca Centrale e il Tesoro. Anche se il governatore della Banca Centrale d'Italia viene nominato appunto dal governo, sono due percorsi diversi, due entità diverse. E da quel momento il debito italiano fa un primo enorme balzo verso l'alto. Perché l'Italia, anche semplicemente per il circolante, il proprio denaro circolante, è costretta ad indebitarsi con la propria Banca Centrale, con una moneta che non è più dello Stato, non è chiaramente più dei cittadini, ma è di un'istituzione che è un ente di diritto pubblicistico, ma che è di proprietà privata. Al 95% la Banca Centrale Italiana è privata. Risultato? Il debito comincia ad aumentare, aumenta, aumenta, aumenta. Poi c'è un'altra data, clou. Ed è il periodo a cavallo della cosiddetta Tangentopoli, diciamo che ci sono stati un po' di governi che hanno fatto un po' dilatare questo debito. E poi arriva la botta, l'esplosione enorme del debito ulteriore con l'entrata in vigore dell'euro. Perché a quel punto lì l'Italia va ad indebitarsi ulteriormente verso quell'istituzione alla quale, ripeto, in violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione, abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria ed economica. Ci andiamo ad indebitare con la BCE. BCE che ci dà il denaro da poter far circolare, ma che noi paghiamo non solo al valore nominale del cartaceo o di quanto ci viene accreditato sui conti correnti, ma addirittura con gli interessi, ovvero, in parole povere, ci andiamo ad indebitare ogni volta che abbiamo bisogno del nostro denaro. Oggi l'attuale sistema è un sistema che prevede una moneta debito, è un tutt'uno. E in quanto tale è un debito inestinguibile. Perché? Banalizzo. Momento zero, in Italia mi servono 100 monete. Vado dalla BCE, chiedo 100 monete, la BCE me le dà, ma mi dice però mi paghi gli interessi su. Mi devi dare da qui a 12 mesi, che so, il 2% di quell'importo. Come faccio a darglielo se non esiste?
La BCE mi ha dato le 100 monete che io ho chiesto, non esiste altro. Come faccio a dargli un qualche cosa che non è stato creato? Non è possibile. E però questo è uno dei cappi che ci troviamo attorno al collo. Un debito che, fra l'altro, è in larga parte costituito dal calcolo, dall'ammontare, degli interessi sullo stesso debito, che attraverso un sistema cosiddetto lecito, ammortamento alla francese o ricapitalizzazione dell'interesse, anatocismo se vogliamo, usura se vogliamo utilizzare il termine giusto, perché alla fine il calcolo complessivo dei tassi di interesse è usuraio, ebbene ci troviamo di fronte ad un tasso di interesse che è lievitato. E così, solo l'anno scorso, abbiamo pagato, a seconda delle stime, 80 per i più cauti, 85 per i più pessimisti, miliardi di euro di soli interessi. Secondo l'OCSE, nel 2015 saranno 100 i miliardi di euro che dobbiamo pagare di soli interessi. Poi, si diceva prima, austerity. Le misure d'austerity che vengono imposte, utilizza il termine inglese quasi come se fosse smussato, se facesse meno male, fosse meno spigoloso. Ma fondamentalmente, quando si cede la propria sovranità monetaria e quindi economica, Banca Centrale Europea, ogni singolo paese ha pochissime leve economiche da poter utilizzare al proprio interno in caso di necessità o di crisi. Due principalmente. Aumento della pressione fiscale, leggasi più tasse. Due, tagli occupazionali o nella capacità d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni. Dopodiché c'è il cosiddetto efficientamento della macchina pubblica, tagli alla spesa pubblica, c'è la spending review, anche in questo caso utilizziamo l'inglese perché fa meno male, ma come dire, sempre lì andiamo a finire. Austerity, io che ho, come dire, una precedente esperienza di impegno politico in particolare, la prima volta che ho sentito parlare di austerity ho detto, Berlinguer, no, è tutt'altro genere questo, vi assicuro. Qui sono tagli continui, costanti, qui è un togliere, un sottrarre continuamente ossigeno e possibilità di sopravvivenza ai cittadini dei vari paesi europei. Dicono che l'Irlanda l'ha presa bene, dicono che in Irlanda l'austerity ha funzionato, però dell'Irlanda non ci dicono mai le cifre reali in termini di disoccupazione, in termini di diminuzione dell'apparato produttivo, in termini di cittadini che sono emigrati, il 2% annuale, oltre il 2% annuale di cittadini che se ne vanno definitivamente dall'Irlanda. Di queste cose non ce ne parlano, si dimenticano di darci dati, sono impegnati, quei media fanno fatica. Poi, il fiscal compact, il pareggio in bilancio, che noi addirittura, l'equilibrio di bilancio, che noi addirittura abbiamo inserito nella nostra Costituzione prima che venisse ratificato, firmato ancora prima in sede europea. Siamo stati più realisti del re, abbiamo voluto giocare d'anticipo. Poteva succedere che a livello europeo venisse bocciato, ma noi ce lo ritrovavamo già lì dentro, pari pari, qual è. Ora uno dice, Monia, come ogni buon padre di famiglia, perché così ce la vendono, come ogni buon padre di famiglia, uno Stato è giusto che abbia un equilibrio di bilancio. Mica può spendere più di quanto non incameri. Uno Stato non è una famiglia. Uno Stato ha dei servizi essenziali che deve ai propri cittadini. Sanità, istruzione, gli ammortizzatori sociali quando servono, specie in un momento grave come questo. Le infrastrutture, i trasporti, ci sono una serie di garanzie che lo Stato deve dare e ha necessità di spendere, di aumentare la propria spesa per poterli garantire. E quindi diciamo che se avesse una propria moneta sovrana non avrebbe alcun tipo di problema. E anche il concetto stesso, ci arriverò qua, e anche il concetto stesso di debito perderebbe un pochino senso. Ma restando sulle armi, se ne inventano di tutti i colori, sigle di ogni genere. Il MES, finalmente abbiamo una misura salva stati. Così ci dicevano un anno fa,
Il meccanismo europeo di stabilità è stato approvato e finalmente garantisce quelle misure necessarie per i paesi in difficoltà per poter superare la crisi. Poi, a distanza di 2 settimane, ovvero l'Eurovertice della fine di giugno dell'anno scorso, ci hanno detto, sì, va bene, cioè scherzavamo, no, nel senso, sì, sì, è salva stati, però deve servire prevalentemente per ricapitalizzare le banche, cioè è salva banche. Hanno addirittura previsto una struttura particolare, che viene posta sotto il nome di un'altra sigla, per fare in modo, ERA è la sigla, per fare in modo che il MES possa ricapitalizzare direttamente le banche senza nemmeno passare per l'autorizzazione degli stati. Ma cos'è sto MES? Semplifico e riduco veramente all'osso, perché in realtà del MES se ne potrebbe parlare per ora, però è un meccanismo che funziona così. Faccio l'esempio, io sono la Grecia, sono in miseria, sono la canna del gas, veramente, eppure devo infilare le mie mani nelle tasche dei cittadini per tirar fuori centinaia di milioni di euro da dare a questo MES, meccanismo europeo di stabilità, fra l'altro intoccabile, dotato di coperto da immunità, coperto da segreto professionale, affinché questo MES conceda degli aiuti, cioè prestiti con interessi poi da restituire, ai paesi in difficoltà. Cioè io devo spillare dei soldi dai miei cittadini per conferirli a questo organismo europeo affinché questo organismo europeo me li presti, cioè mi indebiti fondamentalmente perché sono in difficoltà. Ma nemmeno uno strozzino arriva a misure di questo tipo. E non parliamo di brustoline. Per l'Italia la sola dotazione iniziale è di 125 miliardi in 5 anni. Ma in qualunque momento, l'importo può essere aumentato e ogni Stato ha, in base al trattato, 7 giorni per potersi adeguare. Se pensate che questa sia la cosa peggiore, no. Sono andati, come dire, a scomodare anche le sacre scritture per inventarsi qualcos'altro. Ed è così che hanno pensato al Fondo Europeo di Redenzione. Ma così esattamente, come non tutta la ricchezza, non tutto il denaro di una persona può essere sufficiente per riscattare l'anima dal peccato, allo stesso modo non tutta la ricchezza di una nazione può essere sufficiente, nemmeno tutta la ricchezza può essere sufficiente per riscattarla dal debito. Perché? Anche qui semplifico l'osso. Come funziona questo ERF? Sapete che c'è un parametro da rispettare per la permanenza nell'Eurozona. Ed è il rapporto debito-PIL 60%. Tutto il debito che fa eccedere rispetto di questo parametro viene fatto proprio dalla Banca Centrale Europea, che però dice, voglio delle garanzie in cambio. Anche perché, pensate, per l'Italia gli analisti tedeschi hanno stimato che dovrebbe essere concesso in garanzia un ammontare di 900-950 miliardi di euro per un periodo di 25 anni, come prevede l'ERF. 950 miliardi sono tantini. Cosa gli diamo in garanzia? Allora, poi cominciamo. Pressione fiscale, quindi un pochino di tasse. Privatizzazioni. L'assalto ai gioielli pubblici, Finmeccanica, Eni, eccetera. Cartolarizzazione del territorio. D'altra parte in Grecia stanno vendendo di tutto, vendono le isole. Adesso ne vendono anche qui in Italia, 2 isole a Grado, e ci si rivolge ad un'agenzia immobiliare tedesca per poter acquistare le isole italiane. E dopodiché come ci arriviamo ai 950 miliardi? Esatto. E come ci arriviamo? Ci pensa Prodi. Prodi, commissario europeo, ha la soluzione. Semplice, dice, diamo in garanzia le riserve auree in valuta estera dell'Italia, che sono importanti, si parla di riserve, la quarta riserva aurea a livello mondiale. Qualcuno a Prodi dovrebbe spiegare che l'articolo 105 del Trattato di Maastricht c'è scritto che con l'entrata in funzione del sistema europeo di banche centrali, cioè con l'approvazione del Trattato di Maastricht stesso, le riserve auree in valuta estera entrano nella piena disponibilità del sistema e, in ultima analisi, nella piena disponibilità della Banca Centrale Europea. Cioè la BCE
può già disporre liberamente del nostro oro, ovunque questo fisicamente si trovi, in via Nazionale a Roma, piuttosto che a Fornox, piuttosto che dalle altre parti, è già nella disponibilità della BCE. Che cosa gli daremo mai allora in garanzia? E cosa succede se non riusciamo a riscattarci dal debito? Semplice. Il banco vince sempre, o meglio, le banche, la Banca Centrale Europea vince tutto e noi perdiamo tutto. C'è poi un'altra arma che ci invitano assurdamente, scelleratamente e in maniera vergognosa da parte chi osa proporre una cosa di questo tipo, che si chiama aiuti. L'Italia deve chiedere aiuto all'Europa. La Spagna deve chiedere aiuto all'Europa. La Grecia ha chiesto aiuto all'Europa. Questa è una vignetta greca che spiega cosa sono gli aiuti. Allora, vedete, in alto c'è uno che sta affogando, quello passa sulla riva, se ne accorge, va, si butta, sembra che vada a salvarlo, gli porta via l'orologio, gli ruba l'orologio e lo lascia affogare. Questi sono gli aiuti europei. Qualcuno può dire, Monia, tu la solita esagerata. Cifre alla mano. Vengano a contestarle, vengano a dire che non è così. La Grecia, nel marzo dell'anno scorso, con il primo fallimento, riceve una tranche di aiuti di 130 miliardi di euro. Sapete quanto deve restituire il governo greco in 20 anni per questi 130 miliardi ricevuti? 274 miliardi di euro. Sapete quant'era il debito totale, il debito pubblico totale della Grecia nel 2009? 289 miliardi di euro. E quei 130 miliardi di euro ricevuti dove sono finiti? Il 52% è andato alle banche internazionali. Il 23% è tornato alla Banca Centrale Europea, che aveva già fatto un primo prestito alla Grecia, quindi se l'è rigirato fondamentalmente. Un 20% è finito alle banche private greche e solo il 5% è finito nelle casse dello Stato greco, che però dovrà pagare 274 miliardi in 20 anni. Impariamo a chiamarli con il loro nome. Non sono aiuti, sono prestiti con interessi da restituire. Significa debito, è un altro modo per renderci schiavi. Se arrivati a questo punto ci si sente tutti un pochino sconfortati e uno dice va bene, ok, con questa storia del debito, con questa storia dei memorandum, con questa storia dei controlli dei quali nemmeno veniamo a sapere, con i gruppi tecnici di lavoro di Fondo Monetario Internazionale, delle istituzioni europee che, come diceva Cossiga, sono antidemocratiche, noi non andiamo a votare, a scegliere, a leggere né la Commissione Europea né la Banca Centrale Europea, che sono gli organismi dotati di potere anche deliberativo e legislativo, ebbene, cosa facciamo? Generalmente, com'è? Vengono nominati, non votati. Noi votiamo solo per l'Europarlamento, che ha funzione di carattere consultivo. Esprime opinioni, può emendare, esprimere opinioni, ma non ha potere come la BCE o come la Commissione. Si può fare qualcosa? Sì, si può e si deve. Non ho la soluzione. Se qualcuno, arrivati a questo punto, sospetta che cosa fare domani per stravolgere tutto, avessi la soluzione, in un qualche modo avrei già cercato di metterla in pratica. Però un po' di suggerimenti, un po' di riflessioni vorrei farle. Vorrei capire se c'è qualche ingrediente, che magari alcuni da me, alcuni da altri, c'è sempre da imparare, si può arrivare ad un mix che in qualche modo dia qualcosa che si avvicini alla soluzione. Partiamo dall'inizio. Ci dicono che siamo in questa Europa, che dobbiamo starci e che non c'è possibilità di uscirne. Il Trattato di Lisbona inserisce quello che adesso è presente come articolo 50 del trattato consolidato sul funzionamento dell'Unione Europea ed è l'articolo relativo al recesso. Recesso dall'Unione Europea e quindi dall'Euro. Si può uscire.
con un periodo negoziale, si fanno negoziati per entrare, si fanno negoziati per uscire, si può uscire. È indolore? No. Io non sono qui a dirvi che questa scelta costa niente. Oggi come oggi siamo ad un livello tale che qualunque tipo di scelta, anche l'immobilismo, ha dei costi elevatissimi. Però serenamente e seriamente si dovrebbe cominciare a valutare il rapporto di costi-benefici, qual è il percorso eventualmente da intraprendere. Poi, il debito. Per questa prima fase mantengo la categoria di ragionamento di questo sistema della grande finanza. Siamo divorati dal debito, il debito va pagato. Va pagato perché? Non c'è stato un solo governo tecnico, né un governo politico, che abbia fatto la cosa più semplice possibile e immaginabile. Quella che ad esempio ha fatto Néstor Kirchner nel 2005 in Argentina. Ha guardato se a livello di diritto internazionale c'era una qualche possibilità per poter ripudiare il debito. Chiunque l'avesse fatto anche in Europa, perché le sentenze del diritto internazionale, cioè la prassi, una sorta di common law, cioè le sentenze precedenti, fanno giurisprudenza anche in seguito, ebbene si sarebbero accorti che ancora come assunto del diritto internazionale, nell'International Book of Law, trovate, riportata anche negli anni 80, ma poi riutilizzata da Néstor Kirchner nel 2005, questa sentenza del 1938 che ancora una volta riguarda la Grecia, che, dilaniata da un debito verso il Belgio, si vede riconoscere la possibilità di estinguere, cioè cancellare il proprio debito. Perché quando un capo di Stato si trova a dover scegliere fra ripagare il debito verso l'estero o far sopravvivere il proprio paese, i propri cittadini, la propria società, la propria realtà, deve dare la priorità al proprio paese. E quindi l'allora Società delle Nazioni avalla la sentenza della Corte Internazionale che dice: quando ci si rende conto, non che il debito non esiste, ma che esiste il debito, ma che non può più in nessun modo essere pagato, allora si può intervenire anche con una cancellazione parziale del debito o con la cancellazione intera del debito. Néstor Kirchner in questo modo si vide riconosciuta la cancellazione di 100 miliardi di dollari che doveva al Fondo Monetario Internazionale, non l'intero ammontare, ma una parte sì. Quindi sarebbe possibile farlo, ma ci vuole una volontà politica. Finora non si è proprio manifestata. Ma ancora, un passo oltre le categorie tradizionali del debito. Posto che il ragionamento è più ampio, e ci arrivo subito, ma siccome siamo noi a utilizzare il denaro, cartaceo o virtuale che sia, siamo noi ad attribuirgli un valore, utilizzandolo per gli acquisti, per le vendite, per le transazioni. Il denaro dovrebbe appartenerci. È un mezzo che utilizziamo noi e dovrebbe essere dei cittadini. Una moneta che sia del popolo e che quindi venga stampata dallo Stato tramite una banca centrale, ma che sia pubblica, che sia dello Stato. Quindi uno Stato che non fa altro che emettere la propria moneta, una moneta che è dei cittadini. Se io emetto moneta ancorata ad un'economia reale, ovvero al lavoro che viene fatto fare ai miei cittadini, posso impegnarmi come Stato verso una piena occupazione, ma anche rispetto, come dire, alla dignità dell'esistenza dei miei stessi cittadini, perché no, quindi anche un reddito di cittadinanza, insomma, posso investire come Paese in tutto ciò che è necessario, sanità, istruzione, le infrastrutture minime necessarie, i servizi per i cittadini, è la mia moneta e quindi anche il concetto di debito diventa relativo. Ho dei mutui contratti dai miei cittadini che sono in euro, cosa succede? Vengono riconvertiti nella moneta del paese, è la lira, è la moneta pincopallo, vengono riconvertiti. Punto. È una moneta che diventa del popolo, una moneta del paese. C'è un passaggio che va fatto,
anche qui e che non può essere ignorato. Questa è una linea teorica. Un'applicazione oggi, con le classi dirigenti, politiche che abbiamo avuto sin oggi, non darebbero, come dire, l'assioma che moneta del popolo stampata dallo Stato garantisce la risoluzione dei problemi, perché ci troveremmo probabilmente di fronte a delle élite che divorano, fagocitano ancora più denaro pubblico. C'è questo che va tenuto in considerazione, ma è chiaro che la soluzione deve essere una soluzione che comprende tanti aspetti. Sovranità monetaria e nazionale. Nazionale, aggiungo anche questo passaggio, che è inevitabile, perché non posso aver conferito la mia sovranità monetaria ed economica addirittura ad una banca, la Banca Centrale Europea, perché non è possibile che io, in virtù di questa cosa, mi ritrovi di fronte ad una gendarmeria europea con facoltà praticamente di diritto di morte, di arresto immediato senza alcuna giustificazione. Parlo dell'Eurogenfor rispetto al trattato di Velsen, che in qualunque momento può agire, può fare quello che gli pare. Perché? Perché qualcuno che mi governava in quel momento ha deciso che andava firmato questo trattato. E perché non è possibile che io continui a far parte di alleanze che portano questo paese che ripudia la guerra in guerra invece. Quindi serve anche sovranità nazionale da questo punto di vista, che non significa isolazionismo, non significa chiudersi a riccio. Significa trovare altre partnership. Pensate se ad esempio si decidesse di uscire dall'euro insieme ad altri paesi come i cosiddetti cattivi, ad esempio la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda, Cipro, la Slovenia, tanto dopo le elezioni tedesche sentiremo parlare di Slovenia di sicuro. Si dicesse usciamo insieme, creiamo dei rapporti di cooperazione rafforzata fra di noi, ciascuno con la propria moneta, ma cominciamo ad interscambiare in maniera intensa, e cerchiamo altri partner commerciali, la Russia, l'Iran, per la fornitura di gas, di petrolio, di tutto ciò che ci serve. E no, adesso è vietato, guai fare un pensiero di questo tipo, perché è peccaminoso anche solo rivolgersi all'idea di mettere in discussione l'europeismo. Non è l'Europa dei popoli, quella in cui ci hanno portato. Non è un'Europa di convivenza pacifica, è l'Europa della grande finanza, è l'Europa della dittatura delle banche. Banche e grande finanza che hanno creato un sistema che ci ha reso schiavi. Schiavi anche nei rapporti fra di noi. Perché nell'altro, grazie alla manipolazione delle TV, nell'altro vediamo sempre un nemico, qualcuno coi contrapporci. Se ipotesi questa sera dovessimo lavorare insieme, decidere insieme, che so, cosa fare per Bra piuttosto che per il nostro paese, e fossimo d'accordo su 9 cose su 10, passeremmo la serata, e forse non solo la serata, ma anche qualche settimana in avanti, a litigare sull'unica cosa sulla quale non siamo d'accordo, anziché costruire sulle 9 su cui ci troviamo in sintonia. È perché continuiamo a stare divisi in tifoserie, a spaccarci. Vi faccio un esempio, così capite. Grecia, vado anche fuori confine, così non in nessun modo posso essere additata per pro o contro qualcosa. In Grecia, le ultime elezioni politiche, la sola area cosiddetta comunista si è presentata con 7 partiti antagonisti l'un l'altro. E ovviamente il risultato che hanno ottenuto è uno dei black, perché si sono presentati tutti frammentati, tutti divisi. E così si continua a litigare, si continua a fare in un qualche modo il gioco di chi con il divide et impera ci cala addosso tutte le proprie decisioni. E poi, sempre grazie a quella televisione maledetta, a quella manipolazione che oramai esiste da decine d'anni, e siamo riusciti a farci portare in una condizione per cui abbiamo valore solo in quanto consumatori. Perché consumiamo? Siamo arrivati al paradosso di essere schiavi di una struttura ipotetica, che è quella dell'eroe del PIL. C'è un analista statunitense, Nielski, che traccia questo ritratto ipotetico dell'eroe del PIL come colui che è un malato terminale di tumore con una causa di divorzio in corso che fa un frontale in auto mentre va al lavoro. Questo è un eroe del PIL. Chi più di lui fa girare l'economia? Assicurazioni, farmaci, medici, carrozzieri. È un eroe. Il vigliacco del PIL è invece quello che fa volontariato, quello che va a lavorare in bicicletta con i mezzi pubblici,
quello che coltiva nell'orto di casa la verdura di cui si ciba, quello che magari mette dei dispositivi di risparmio energetico nella propria casa, questo è un vigliacco del PIL. Noi siamo rimasti schiavi di questa concezione, per cui dobbiamo essere degli eroi del PIL. Non importa quanto infelici siamo, quanti miseri dal punto di vista della felicità o dello star bene siamo, non importa, però siamo dei consumatori e, come dire, funzioniamo per quello. Non abbiamo valore perché abbiamo delle idee, delle esperienze, delle passioni, delle competenze, per la nostra operosità, per il nostro intelletto, per le relazioni che riusciamo a stabilire fra di noi, per quello che possiamo fare e costruire sul nostro territorio. No, per questo valiamo zero. Questo sistema lo considera meno di zero, questo, anzi dannoso. E allora vado a concludere. Dovremmo liberarci di queste categorie, come quelle del PIL, che non a caso è uno dei parametri che viene utilizzato per la permanenza nell'eurozona, quando invece, di fatto, come diceva già Robert Kennedy, il PIL non vale praticamente nulla. Questo è un estratto da un intervento di Robert Kennedy alla Kansas University, tenuto poco prima di essere assassinato. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro battere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali, né dei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. E allora diamo dignità alla nostra vita. Chiaramente se ci sono delle domande, dei dubbi, certo, richieste di approfondimento. Sì. Hai parlato, posso dare del tu, no? Sì. No, senza microfono. Hai parlato che dobbiamo essere uniti e sai questo. Oggi mi trovo a parlare con una persona che mi ha fatto riflettere e mi ha detto l'Italia è un paese, è una nazione, parliamo di nazione, non un paese, una nazione giovane, nata nel 1861, 150 anni fa, frutto del regno dei Borboni, di questo e di quell'altro. A noi manca quello che si chiama un orgoglio nazionale. Questo mi ha fatto riflettere perché sono andata alla scuola, viene suonato l'inno d'Italia, la gente sta con i piedi così, non c'è nessun rispetto per quello che è nazione. Questo indipendentemente dai politici che ci sono stati, perché nel passato ci sono stati politici buoni, non c'era la cozzaglia che c'è adesso, però non si è costituita una nazione. Allora, è difficile chiedere un intervento politico quando noi stessi per primi non facciamo nazione, non ce ne frega niente di questa nazione. Era l'unico commento che volevo fare di riflessione su questa cosa. Io sono abituata a parlare con altre nazioni del mondo, io sono cileno, non provare a dirlo qua, in Cile capita, cioè se in qualsiasi posto suona l'inno nazionale ci si mette in piedi. Siamo nazione, è il pueblo unido, jamás era vencido, era un grido di guerra degli mani dell'epoca. Cioè, da noi in Italia non lo senti dire. E c'è un po' la tendenza nei paesi del sole a fregarsi l'un con l'altro. Grecia, Italia, Spagna, partiti e tutto. Questo è un commento che faccio, che chiedo sulla riflessione, una riflessione anche tua su questo argomento. Raccogliamo delle domande o vado risposta diretta, come preferite? No, facciamo diretta, così cerchiamo di che cosa parliamo. Ok, quindi vado, rispondo, poi raccolgo altre domande. Allora, in Italia è difficile avere un orgoglio nazionale quando di fatto abbiamo un'unità che ci è stata imposta. Imposta fra l'altro con azioni e interventi documentati, storici, di massoneria, con interessi inglesi piuttosto che francesi, con quello che è stato uno stupro vero e proprio. Detto questo, però, come dire, c'è un filo dello stupro che in un qualche modo dovrebbe avere dignità d'esistenza, pur
in maniera molto seria, dovendo analizzare ciò che è venuto dal punto di vista storico. E non solo la storia scritta dai vincitori e non dai vinti. Quindi è difficile parlare di orgoglio nazionale, innanzitutto per il come si è venuta a creare questa Italia. Ma poi ci sono delle grosse responsabilità, anche in questo caso politiche, e non solo recenti. Perché? E pur essendo giovane, credo di poterne parlare, perché da lì tutto sommato arrivavo bene. C'è una... All'interno della sinistra c'è la massima disponibilità a scendere in piazza per tutelare la patria cubana, la patria venezuelana, per l'autodeterminazione, per la patria palestinese, per l'autodeterminazione dei popoli, ma guai! Parlare di patria italiana, perché patria è un termine da fascista. No, patria è anche il giornale dell'ANPI. Patria sarebbe il nostro paese. C'è una nostra gravissima responsabilità nell'aver permesso che un termine di questo tipo, il nostro paese, potesse assumere una coloritura o una faziosità. Il nostro paese, il nostro Stato, la nostra nazione è fatta da noi cittadini italiani, che possiamo avere sicuramente fedi diverse, ideologie diverse, vissuti sociali diversi, ma siamo noi, è il nostro paese. È stato unificato come è stato unificato, ma è la nostra storia, il nostro paese, è la nostra realtà. E fin tanto che non acquisiremo questo orgoglio nazionale, questo orgoglio di paese, questo orgoglio italiano, che non può vergognosamente esistere solo quando gioca a pallone l'Italia, ecco, solo quando daremo un nuovo senso di appartenenza, di riconoscenza, nell'essere italiani, nell'essere orgogliosi di far parte del nostro paese, di lavorare per un futuro per questo paese, allora quel futuro lo potremo avere. Fino ad allora continueremo, ahimè, ad essere schiavi, e in questo mi sento di darle ragione. Quello che l'ultima parte del suo discorso si collega in parte con la mia domanda, nel senso che in ambito internazionale ci sono degli esempi che si possono prendere, su cui si può fare una riflessione, di modalità in cui si è cercato di fuoriuscire dal giochino della Fed, della BCE, no? E, tipo, uno è appunto l'Islanda, l'altro è un altro metodo. Limitato per capirlo, però mi sembra che comunque tipo il presidente dell'Ecuador, no, dell'Uruguay, fosse, cioè, l'Ecuador c'è Correa, no, che è un economista e fa discorsi anche molto contro, cioè dice che il mercato è solo strumento, invece che, e anche l'altro è José Uri o qualcosa così, è tra l'altro tipo piemontese, quello di origine, ed è il presidente più povero al mondo, parla, fa dei discorsi molto belli, e loro sono stati chiaramente minacciati dal Fondo Monetario Internazionale, allora arriva, scatta la generosità, per esempio di Chavez, buonanima, o di Lula, o di della Kirchner, che li aiuta in qualche modo a sopperire le mancanze imposte dagli embarghi. Però anche lì, secondo me, tipo in Islanda c'era un livello di consapevolezza popolare altissimo, nel senso, credo, comunque più di quanto si possa incontrare quella noi. Comunque sono 300.000 abitanti, le persone che sono arricchite sono il 10%, sono quelle 30 le ambeccate e incarcerate. In Sud America non c'è ancora meno consapevolezza che da noi, credo, nelle campagne, però cioè, si fidano più una figura come il Caudillo, che con tutte le sue criticità comunque ha nazionalizzato il petrolio, ha fatto varie cose, infatti stranamente ci sono tipo
telefonate, intercettazioni di Roshi che parlano al telefono, che dice adesso andiamo in Iran, poi dopo ci vediamo dalle palle a Chavez. E stranamente è successo, poi un po', chissà. Però come si fa? Secondo me un metodo appunto è quello di innanzitutto essere consapevoli che quando vivi, qual è l'educazione, la base, anche poi, cioè come diceva Calvino, quando inizi a tagliare sulla scuola vuol dire che governano già quelli che sono interessati a avere un popolo ignorante. Però d'altra parte tipo la Venezuela è piena di risorse, cioè il petrolio, se c'è uno che ha un po' il polso duro e vuole fare qualcosa per il suo paese, ha comunque la possibilità di farlo, noi che siamo qua, cioè, ci abbiamo i cannoni, perché possiamo fare una politica economica sulle risorse, comunque non possiamo fare tante leve su quello. Dall'altro non siamo neanche piccoli come l'Islanda, che possiamo fare anche abbastanza quello che vogliamo, venire ignorati. Quindi cioè, si può prendere esempio, però le situazioni sono comunque diverse, sia geopolitiche che culturali, quindi non si fa. Allora, parto dall'Ecuador, che effettivamente non ho citato, qualche volta invece lo faccio, 2008, prendendo un altro aspetto del diritto internazionale che riguarda il debito, ovvero il concetto di debito odioso, debito detestabile, perché contratto con la consapevolezza di chi ci ha indebitato all'insaputa dei cittadini a danno del proprio popolo, quindi c'è la possibilità di dire io questo non lo pago, ripudio del debito perché debito detestabile esiste. C'è un concetto significativo importante che può essere preso in considerazione, perché il debito detestabile può essere applicato anche nei casi in cui vengano a modificarsi le condizioni che erano presupposto per una determinata scelta che ha portato alla creazione del debito. Quanto riguarda questa struttura dell'Eurozona è chiaramente ben diverso ciò nella quale ci troviamo da quella specie di paradiso nella quale dovevamo trovarci, per cui i nostri stipendi dovevano essere simili a quelli degli operai tedeschi, per cui la nostra produttività, la nostra produzione sarebbe esplosa, aumentata, sarebbe diventata un'isola felice. E soprattutto sono cambiate le condizioni per cui non è più la famosa Europa a più pilastri a partire dalla politica estera. Non esiste più questo tipo di concezione, ma esiste solo l'Europa della grande finanza. Quindi c'è questa possibilità e la si potrebbe benissimo prendere in considerazione. Per quanto riguarda l'Islanda, però attenzione, tra l'altro a cena parlavo con Marco e l'idea era quella anche di fare delle dirette con le persone che sono state protagoniste della caduta del governo, protagonista della scrittura della nuova Costituzione che ha totalmente estromesso tutta la parte politica, ma che oggi in un qualche modo si sentono tradite da una classe politica che ha continuato l'iter di negoziato per l'ingresso nell'Unione Europea, da una classe politica che non ha chiuso con il Fondo Monetario Internazionale, tant'è che l'Islanda deve ancora finire di pagare il proprio debito con l'FMI, ha solo allungato i tempi, ha rinegoziato diciamo il debito, e con un'Islanda che ha ancora tantissimi conti aperti, tant'è che deve ancora il proprio debito alle banche, sia olandesi che inglesi. Quindi è un'Islanda diciamo a più facce. Dall'Islanda dovremmo imparare a copiare, tra virgolette, le facce migliori, data dalla partecipazione dei cittadini, da una nuova carta costituzionale, da questa estromissione di un gruppo politico che tanto male ha fatto comunque ai propri cittadini. È chiaro che i numeri sono diversi. Un conto è un paese che ha 300.000 abitanti, prevalentemente tutto concentrato nella capitale, Reykjavik. Altro discorso è un'Italia con 60 milioni di cittadini sparsi in tutto lo stivale, nelle isole. Ma è anche vero che ci possono essere anche altre soluzioni. Prima si diceva, sì, ma noi come facciamo? Cioè autosufficienza non abbiamo dal punto di vista energetico, di materie prime, risorse. Come facciamo? Per l'Italia si potrebbe anche pensare un'altra cosa, una soluzione che è praticabile. E fra l'altro non è una soluzione che andrebbe applicata solo al nostro paese, ma che in contemporanea potrebbe essere applicata a Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia. Qui ci sono un paio di schemi che vorrei farvi vedere, adesso cerco di ingrandirveli in modo tale che spero possiate vedere un po' le cifre, anche se non è detto.
calcoliamo, valutiamo il debito, i dati sono relativi al dicembre del 2010, chiaramente saranno lievitati nel frattempo, però già da allora era possibile, ancora di più lo sarebbe oggi, valutare qual è la portata del debito interno ad un gruppo di paesi europei, Italia, Grecia, Irlanda, Spagna, Portogallo, poi Germania, Francia e Regno Unito. L'Italia è debitrice verso l'insieme di questi paesi per un importo di 1.400 miliardi. I rimanenti, sapete, abbiamo oltre 2.000 miliardi, sono extra, sono paesi extra rispetto a questo gruppo. Ma cosa succede? Questi paesi europei sono al tempo stesso debitori e creditori. Ma allora, perché non fare una cosa tanto semplice quanto banale? Una bella operazioncina, più, meno, riga, uguale. La cosiddetta compensazione del debito. Mettere in pratica la compensazione del debito ci porterebbe ad una situazione di questo tipo. Vi ricordate 1.400 miliardi di euro di debito per l'Italia? Questo sarebbe il debito compensato. Cioè l'Italia dovrebbe qualcosa come 204 miliardi di euro. Prevalentemente alla Francia, tra l'altro. Beh, in realtà la privatizzazione, poi ci arrivo, è un percorso internazionale che sta venendo, è la globalizzazione che in un qualche modo la impone, per cui va a vantaggio delle multinazionali, però fa sempre parte di questa guerra globale che viene condotta. E uno dice, ma allora perché non fanno la compensazione dei debiti? Beh, perché ad esempio se facessero la compensazione dei debiti, col cavolo che dovremmo spendere 100 miliardi all'anno di soli interessi sul debito. Le banche non verrebbero più ad essere alimentate e nutrite con delle valangate di miliardi di euro, perché chiaramente il debito sarebbe compensato, rimarrebbe un debito effettivo di quello che deve essere dato. E guarda caso, uno dei paesi fra questi che maggiormente dovrebbe sborsare è il Regno Unito. Mentre la Francia in grande parte dovrebbe ricevere, il Regno Unito dovrebbe pagare parecchio, ma anche la Germania non andrebbe meglio. Germania, che fra l'altro, pensate, vede una delle proprie banche private fra le al primo posto fra le 20 maggiori banche europee esposte con i derivati tossici. A livello europeo, le più grosse banche europee, 20 banche europee, hanno in pancia qualcosa come 5.800 miliardi di euro in titoli tossici. La sola Germania, con la Deutsche Bank, 870 miliardi di euro. Capite che è seduta su una polveriera e sta fumando una sigaretta? E quindi le pressioni che fa verso la Grecia sono anche dovute a questo. E capite perché non si può parlare assolutamente di compensazione del debito con delle strutture così interconnesse fra di loro e così esposte, nonostante non se ne parli, andare a parlare di compensazione del debito significa, come dire, veramente aprire il vaso di Pandora. Arrivo subito alla parte conclusiva della risposta, perché c'è il passaggio fondamentale, a mio avviso, nei famosi ingredienti finali, cioè su che cosa si può ragionare, che cosa sarebbe possibile fare. Al primissimo posto non può che esserci la consapevolezza. Nulla si può fare se non c'è un minimo di consapevolezza, che non significa solo sapere le cose, perché vi assicuro che più e più volte mi è successo di girare e di sentirmi dire sì, va bene, tu mi hai fatto vedere i documenti, però se è così preferivo non saperlo. Questa è una persona che ha saputo, ma che non è diventata consapevole di ciò che sta accadendo. Anzi, ha proprio respinto come stanno le cose. Preferisce far finta di dormire, ma il problema è che
stiamo andando a fondo tutti insieme, perché non ci si salva chiaramente facendo finta di nulla, così come non ci si salva attraverso l'ignoranza. Bisogna sapere, bisogna diventare consapevoli e in un qualche modo acquisire quegli strumenti che ci servono anche semplicemente per guardare il telegiornale e per capire che se passa una determinata notizia o se parlano di una misura europea, in realtà ci stanno uccidendo con altro debito, non ci stanno certamente salvando. Volevo solo chiedere, ho letto il tramonto dell'euro di Bagnano, appunto lì si parla che la svalutazione è quella che spaventa di più gli italiani se si tornasse alla lira. Invece non è vero, e lo conferma con le tre volte che Monti ha detto dell'argentino, e poi si è sbagliato, la prima volta che avete deve svalutare andava a fare. E poi parliamo di una cosa. La moneta, una volta c'era il palazzo, la moneta, una volta era convertibile in oro, pagabile al portatore, invece adesso è ristesa a San Paolo, la Banca d'Italia, se è dello Stato del Tesoro, che si ha paura, che ci sia un conflitto di interesse, gliel'hanno data l'intesa a San Paolo, la maggior parte della Banca d'Italia è dell'intesa a San Paolo. Ma non è, la moneta deve essere convertibile in oro, conserveremo la riserva aurea e nello stesso tempo avremo la moneta, ma tutti, e poi le nazioni europee, io sono d'accordo sugli Stati Uniti d'Europa, confederati. Cosa ne pensi? Allora, per quanto riguarda il venire meno degli accordi, posso aggiungere solo questo, invece parlando con William Ghieri, stato per via email, diceva appunto di queste multinazionali che hanno scappato gli inglesi, che tendono a fare? Ad agire poi sul lavoro o, come diceva Passina, o aumentano un po' le tasse dello stipendio oppure aumentare le tasse. Poi arriva che non puoi fare né l'uno né l'altro e siamo arrivati a questo punto in Italia. E chi gli diceva, quando scappano i cinesi in maniera da avere le mani libere, non dico sotto i 15 dipendenti, ma giù da lì per poi poter licenziare, per poi poter agire sia la telecom che le e tutte le industrie. Allora, partiamo dal discorso di Bretton Woods, venire meno degli accordi di Bretton Woods 1971. Fino a quel momento, per me, ufficialmente, tutta la moneta che veniva stampata, coniata, emessa, aveva un controvalore in valuta, metallo prezioso, oro, precedentemente in alcuni casi anche argento. Dopodiché si fa, come dire, de facto, saltare l'accordo, perché gli Stati Uniti avevano già stampato tanti dollari in più rispetto a quelle che erano le proprie riserve auree. Sì, ufficialmente c'era la guerra di mezzo, ma avevano già cominciato prima. In realtà, come dire, c'era anche un qualcheduno che era stato presidente, che improvvisamente si era trovato assassinato, e non solamente nel 63, ma anche prima, perché sarebbe lunga, da Lincoln a Jackson, eccetera. Tutte le volte che, guarda caso, si pensava all'idea di poter avere una moneta di Stato, una moneta coniata quindi dal governo dello Stato. E di fatto da quel momento ci troviamo in un sistema che è basato, si suol dire, sul fiat money, cioè sia moneta, si creava moneta praticamente dal nulla, oltretutto con un metodo di riserva frazionaria che consente alle banche di creare veramente denaro dal nulla. Devono avere una piccolissima riserva, per il resto creano. Nasce già il debito, perché tu dovresti stampare pure la moneta. Esatto. E non lo fai perché altrimenti creare altro debito. Sì. Perché lo dovresti dare anche alle banche private. Cioè, il capitalismo è destinato a sparire, inteso nel senso della parola. Cioè, secondo me già adesso ci troviamo in una fase post-capitalistica, per cui i vari mezzi di produzione. Anche adesso ci troviamo di fronte a degli imprenditori che non sono più proprietari dei mezzi di produzione, ma che ce li hanno in leasing e che in un qualche modo quindi rispondono di nuovo alle banche, perché hanno il negozio preso in franchising, piuttosto che è una struttura molto, diciamo, evoluta da questo punto di vista. Ma per restare al discorso della moneta e di Bretton Woods, di fatto quello è il momento in cui salta qualunque tipo di sistema e si comincia un'accelerazione rapidissima verso quel terreno che è dato dalla finanza speculativa. Cioè non c'è un controvalore, non c'è più un aggancio reale con un'economia reale o con un bene di valore che garantisca la moneta che viene emessa. Quindi salta completamente il criterio. Ora, qualunque tipo di teoria economica, pratica, più datata, più nuova,
vogliamo applicare, di stampo keynesiano piuttosto che più liberista, è inevitabile fare i conti con una realtà rispetto alla quale la parte del leone è data da un'economia speculativa, non un'economia reale. Per cui anche ragionare in termini di faccio il buco, poi vado a riempirlo, e qui c'è poco da scavare buco e andare a riempirlo quando si parla di una economia che è basata su 8, 10, 14 volte il PIL mondiale, perché creata da scommesse, 17, perché basata sulle scommesse, su nulla, su carta straccia. Quindi per me questo è un gravissimo errore, tornare ad un ancoraggio potrebbe sicuramente essere utile. Secondo, Stati Uniti d'Europa. La domanda mi piace molto anche perché è tutta praticamente basata sulla prima parte del libro che sto finendo, uscirà fra pochissimo, ancora torno sull'Europa, su questa guerra dell'Europa, anche se parlo in generale. No, sono d'accordissimo. Però, e questo è quanto ho già inserito nel libro, io faccio questo tipo di ragionamento rispetto a chi mi dice, ma gli Stati Uniti d'Europa, pensiamo a come riorganizzare, rivedere i poteri delle strutture europee. Io ho ricevuto in eredità una casa che è fatiscente, è piena di crepe, ogni tanto mi cade una tegola in testa, ogni tanto s'allaga e mi accorgo che le fondamenta sono pure minate, non tengono. Che possibilità ho? Tre, secondo me. Uno, se ho soldi prendo e vado ad abitare da un'altra parte. Non è la mia idea. Allora ho due possibilità, siccome quella è la casa dove devo stare, l'ho ricevuta in eredità, quella dovrò portarmi a quella. Una, tampono, ci metto una pezza, dove ci sono, come dire, i disastri più evidenti, cerco di intervenire, cercando di rattoppare, di sistemare, di consolidare un pochino. Ma le fondamenta sono minate, e l'abbiamo visto prima, nel peccato originale stesso di questa Europa. Quindi la mia idea è che la casa va rasa al suolo, è ricostruita sulla stessa terra che è la mia terra, le mie culture, i miei valori, le mie tradizioni, i vari popoli che compongono questa Europa, e costruisco una struttura che sia solida sin dalle fondamenta e che non sia più basata quindi su, come dire, una radici che si nutrono del veleno delle banche. Per quanto riguarda l'ultimo passaggio, proprio al volo sul discorso svalutazione, sul discorso scatole cinesi, piccole aziende, c'è una considerazione da fare. Qualunque gioco concretizzino per avvantaggiare le multinazionali o per poter in un qualche modo agire in una sorta di deregulation, ovvero noi possiamo creare la legislazione dal punto di vista normativo più efficace e più forte possibile immaginabile. Ma se dall'estero, Fondo Monetario Internazionale in primis, e poi le strutture europee ci dicono che bisogna tagliare posti d'occupazione, che bisogna comunque azzerare l'apparato produttivo, perché utilizzano altri termini, ma questo è quello che stanno facendo, non c'è struttura che possa tenere, non c'è realtà grossa o piccola che possa resistere. Ah, quindi in condizione di moneta sovrana, beh, è chiaro che lì allora va riscritto effettivamente tutto. Anche non pagabile a questo apportatore. D'accordissimo, allora sì. Con una moneta sovrana, con una moneta pubblica, è chiaro che va rivista l'intera normativa, l'intera legislazione dal punto di vista anche dell'imprenditoria, delle aziende, delle strutture. E non dimentichiamoci, fra l'altro, che anche chi ragiona nell'ottica più liberista possibile, quando si parla del libero mercato senza barriere, senza confini, è comunque un mercato che ha bisogno di essere regolato, c'è poco da fare, perché l'assenza di regole, l'assenza di norme, che è quella che abbiamo appena visto, la stiamo pagando carissima. Quindi per smentire il più ultraliberista possibile immaginabile basterebbe portargli i dati che abbiamo davanti ai nostri occhi rispetto a quanto è stato fatto. Poi l'ultimo passaggio, c'è un'altra cosa gravissima che è avvenuta e che non dovrebbe perseverare nel caso di un ritorno, o meglio, nel caso dell'ottenimento, faccio fatica a parlare di ritorno, ad una moneta sovrana.
cioè dobbiamo totalmente abbandonare un'impostazione teorica economica di stampo monetarista. Lo stampo alla Milton Friedman, per intenderci. Lo stampo, se vogliamo dirla tutta, della shock economy, per cui vengono creati artificialmente degli shock per far sì che ciò che è politicamente inaccettabile diventi per forza politicamente necessario. E si agisce in fretta, lo diceva Friedman, ma lo dice anche Monti, bisogna agire in fretta prima che in un qualche modo i cittadini possano abituarsi ad uno status quo. Quindi. Allora, niente, io condivido pienamente, peraltro circa qualche decina di giorni fa ho scritto un blog che diceva più o meno le stesse cose senza averti letta, quindi più che altro condivido, ho letto recentemente Capitalesimo di un giornalista del Corriere che è economico, che raccontava un po' quanto siamo servi della gleba, eccetera, eccetera, e poi tutta la teoria economica austriaca di von Mises più o meno ci porta a ragionare su un capitalismo basato sull'oro, quindi diverso da quello attuale, e sulla libertà di scelta, anche sui tassi di interesse, quindi diverso dall'egemonia della banca centrale, qualsiasi banca centrale dei governi. Quindi sfondo, cioè, tutto questo è già patrimonio, diciamo, genetico di alcune persone. Vedo il signore che diceva alcune cose, altre persone che ci vuole tempo, ed effettivamente siamo ancora in pochi. Io mi chiedo se hai fatto il conto con attività, tra virgolette, di marketing un po' più agguerrito, no? Non so che tipo di attività fai tu di marketing, lavoro nel marketing, ma dico, secondo me dall'altra parte abbiamo avuto un Beppe Grillo e un Casaleggio che con molte meno idee, no? Con molte meno idee e con molte meno sostanza, ma un po' più di marketing, sono usciti ad avere un buon riscontro. Peraltro non so se quella è la strada, perché poi sono buttati fuori lo stesso, perché abbiamo la vecchia guardia che tiene duro, no? Quindi sono tutti in polio, questa cosa qua. Quindi il problema è il numero di il numero di persone consapevoli che vanno contate tutte le volte, e c'è anche un background non indifferente dal punto di vista, diciamo, culturale per capire quello che stai dicendo, anche se lo dici in modo chiaro e semplice, e mi chiedo la tua esperienza in questo senso. Quindi è stata un po' una domanda, cioè a che punto siamo come consapevolezza in Italia per questo tipo di scuola? Allora, allora, attività di marketing onestamente non ne faccio, al di là di quel poco in rete. Fra l'altro ultimamente, sia per scrivere il libro sia per lavorare ad una produzione cinematografica indipendente, sempre sugli stessi temi, sulla crisi in Europa, è chiaro che sto trascurando anche quei video che periodicamente facevo. Il mio tempo viene proprio assorbito da altro, oltre che dal fare la mamma, oltre che dall'esame all'università e così via. Quindi è difficile gestire proprio materialmente tutto. E non ho puntato sul marketing, cioè non ho un marketing dietro. E anche questo libro forse è un po' la riprova, al di là del fatto che è uscito fisicamente fra una scossa e l'altra del terremoto nella mia zona, quindi periodo infelice per mille ragioni. E dopodiché forse i contenuti, un paio di video che sono circolati in rete hanno fatto sì che sempre più persone prendessero contatto e chiedessero proprio informazioni su questo libro, organizzassero delle conferenze. Quindi in un qualche modo è brutto da dire, però forse è andato da solo, forse l'argomento, l'attualità dell'argomento ha fatto partire questo volano. Indipendentemente si è giunto a questa conclusione, quindi quello che vi ho raccontato oggi è assolutamente in qualche modo già metabolizzato, e altra gente sicuramente, come me, è anche che ha scritto altri libri, che comincia a parlare di queste cose qua, vuol dire che c'è un substrato di maturazione con cui bisogna accogliere questa cosa. Quindi dire, mi viene da dire, cioè, cerchiamo di utilizzare, cerchiamo in qualche modo di unirci e fare.
sì, sarebbe sicuramente importante, cioè spingere anche di più in modo tale che l'informazione possa essere anche più ampia. In realtà non è che c'è uno standard ad ogni singolo incontro rispetto alle persone che partecipano, cioè ci sono incontri dove ci sono anche 100 persone, ci sono incontri dove ce ne sono 10. Quindi non c'è uno standard, però è altrettanto vero che per come concepisco io l'informazione, o forse per l'approccio che io, giusto o sbagliato che sia, sono la prima a mettere questa mia impostazione in discussione, però finora ho sempre agito in maniera tale che mi basta che ci sia anche semplicemente una persona con la quale confrontarmi, una persona alla quale in qualche maniera posso dare, che so, un link utile, un'informazione utile, o che posso dare magari quel tratto di collegamento che gli serve per mettere in ordine le diverse tesserine del puzzle, per dire, ah, ma allora è così, eh? Per cui per me basta quella, anche solo quella persona che ovunque possa essere, a Bra piuttosto che a Siracusa, o piuttosto che a Udine o a Cagliari, non importa, però so già che c'è una persona alla quale in un qualche modo sono stata utile, perché ho potuto fornire uno strumento piccolo, modesto per quanto si voglia, però un qualche cosa che è servito per avere una maggiore consapevolezza. È chiaro, bisognerebbe che ci fossero centinaia di persone, perché allora la maturazione sarebbe più rapida. Però mi sento di citare Della Luna e Cioni con i loro neuroschiavi, dove fanno un passaggio estremamente delicato del quale dobbiamo tenere presente. La questione non è se siamo manipolati o no, o quanto siamo manipolati. La questione è che siamo manipolati e che un processo di liberazione da questa manipolazione non può che avvenire attraverso un'autoattivazione. Ovvero, se anche io in un qualche modo trovassi la possibilità di conquistare, che so, offrendo cena per tutti alla fine, oppure, che so, meno tasse per tutti, più posti di lavoro per... Se anche io in un qualche modo, tra virgolette, cercassi di comprare le persone per portarle numerose agli incontri, ma queste persone non fossero pronti o disponibili a fare un percorso di consapevolezza e di maturazione, io potrei riempire la sala, ma non avrei comunque avuto alcun tipo di risultati. Se invece ho 10 persone che hanno capito che qualcosa non funziona e che al limite sono pronte poi a mettere in dubbio tutto quello che ho detto, però ad andare a cercare, ad andare ad approfondire sempre di più, sono 10 persone che so che comunque cominceranno a camminare con le proprie gambe. Questo. Ho finito il blog dicendo più o meno le stesse cose, cioè iniziando parlando di consapevolezza, finendo parlando di alcune cose che si possono fare. Una delle cose che avevo parlato anche con un economista, mi sono sentito di dire di fare, è non comprare prodotti tedeschi, nel senso che se la Germania vuole essere la fabbrica dell'Europa, noi non li compriamo i prodotti, però tanto almeno non ci facciamo fregare con le nostre mani, no? Cioè, già quello potrebbe essere una piccola riflessione. Comunque ci sono una serie di azioni che sicuramente uno consapevole può fare e vivere in modo diverso. E certo che anche l'Europa, e in qualche modo tutta l'Europa, come stai dicendo tu, è governata da alcuni fondi internazionali, per cui alcune scelte, tipo facciamo l'euro, facciamolo in fretta, facciamolo subito, è perché far girare gli investimenti di questi fondi in una moneta unica è molto più semplice e redditizio che far girare gli investimenti in tante monete divise. Quindi voglio dire, c'è una connivenza da parte dei governi e della politica, ma c'è comunque una potenza di fuoco dal punto di vista proprio economico di massa monetaria e derivata M3 di alcune organizzazioni che non possiamo in qualche modo controllare in nessun modo. Quindi possiamo solo uscire, scendere un attimo dal treno e dire cerchiamo di... E già uscire dal treno sarebbe una scelta importante. A proposito di treno, l'anno scorso in Grecia c'era un grosso economista dell'Università di Atene che mi faceva questo esempio, riportato anche nel libro. Noi siamo saliti su un aereo e durante il volo ci siamo accorti che stiamo andando in direzione sbagliata, in direzione opposta. Non possiamo, mi diceva l'economista, mica possiamo buttarci giù dall'aereo, dobbiamo per forza andare in quella direzione. Chiaro che l'aereo va in quella direzione, ma se ci accorgiamo che quella direzione è davanti all'Everest, faremmo bene a trovare un paracadute e a buttarci invece da quell'aereo. Allora,
Tornando all'argomento Grecia, volevo sapere da te se avevi qualche novità rispetto a cosa ho letto sui giornali, sulle televisioni statali, anche il perché. Allora, beh, sulle televisioni statali è successo, forse sono andati oltre quanto già era successo nel periodo dell'occupazione nazista, nel senso che allora c'è stata una sospensione delle trasmissioni, adesso c'è stata una chiusura. Una chiusura di ERT, ovvero dell'emittente radio-televisiva di Stato greca, sono tre canali di TV televisivi più le radio, e la motivazione che dà il governo è: era una struttura sovradimensionata, 2600 dipendenti, chissà la RAI con 13.000 rotti dipendenti che cosa non è, allora vabbè, comunque sovradimensionata, troppo costosa, e rispetto ai tagli che ci vengono chiesti dalla cosiddetta troica, dobbiamo agire anche da questo punto di vista. Quindi chiudiamo l'emittente di Stato, poi la riapriremo più piccola, più snella, meno costosa. Allora, se l'obiettivo era tagliare il numero dei dipendenti, perché chiudere? Se l'obiettivo era privatizzare, perché chiudere? Se l'obiettivo era dover recuperare centinaia di milioni di euro da una mancata privatizzazione di un ente che già è indicato qui, che già si dava per venduto un anno fa, ovvero l'Hellenic Petroleum, affare che invece poi alla fine è saltato, beh, non è la chiusura della TV di Stato che consente quel tipo di taglio di risparmio per far entrare i quattrini che mancano. Quindi, comunque la si legga, tutte le motivazioni che sono state date dal governo greco non reggono. A questo si aggiunga il fatto che la stessa Europa, cioè le stesse istituzioni europee, hanno detto, non l'abbiamo mica detto noi, e in effetti, se andate a guardare il famoso memorandum d'intesa, le indicazioni del Fondo Monetario, della Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, non trovate nulla da questo punto di vista. Cioè, è vero che è una decisione del governo. E allora, perché chiuderla? Uno si fa tante domande. Uno pensa, vabbè, c'erano tre canali, anche lì, cioè più o meno come a Rai, non è che si sfugga da quelli che sono i meccanismi, ad esempio, dell'Aspen Institute, per cui tutte le veline, tutte le informazioni vengono omologate, vengono decise e vengono, come dire, in un qualche modo servite ai cittadini. E quindi qual è il pericolo oggettivo? Ma vuoi mai che fosse la trasmissione continua di tutte le sedute che venivano fatte in Parlamento? Per cui in linea teorica qualunque cittadino poteva seguire tutto ciò che si discuteva in Parlamento, in qualunque momento poteva sapere chi diceva cosa, chi faceva chi faceva come. Beh, sicuramente questa è una cosa che, per quanti pochi potessero seguirlo, comunque alimentava il cosiddetto euroscetticismo, che è uno degli spauracchi maggiori che sta vivendo questa istituzione europea, al punto tale che, pensate, il solo Europarlamento ha deciso di investire 2 milioni di sterline, ovvero circa 2 milioni e 300 mila euro, 350 mila euro, nel pagare dei troll affinché contrastino i dubbi verso queste strutture europee in previsione della prossima tornata elettorale. Questo è di febbraio, sono le fonti ufficiali, il Telegraph tra l'altro l'ha messo nero su bianco. E vuoi mai che abbia a che fare la chiusura dell'emittente di Stato anche con quelle che sono vere e proprie linee guida che sono state imposte a tutti i giornalisti, esattamente come accade sotto dittatura, già a partire dall'anno scorso, con linee precise, tra l'altro cosa confermata dall'ex ambasciatore greco in Canada in un'intervista al Millstone a dicembre dell'anno scorso, dove dice ci sono delle linee guida ufficiali e i giornalisti che non vi si attengono vengono licenziati. Un giornalista della TV pubblica fu licenziato ad esempio i primi di novembre perché aveva fatto passare in TV un video che mostrava per qualche secondo il primo ministro greco contestato con dei fischi. È stato licenziato in tronco. Bastava così poco per essere licenziato. Quindi immaginiamo
quanto può essere pericolosa l'informazione. Ogni dittatura che si rispetti fa della propaganda da una parte e della repressione e censura dall'altra. In Grecia questo è ciò che avviene. Bella domanda. Volevo solo dire, io sono convinto che l'Italia, per quello che io vedo, stiamo diventando un paese del terzo mondo. Per un semplice motivo. Dico l'Italia anche il sud Europa, perché noi assistiamo a un'immigrazione clandestina o anche regolare. Stiamo arrivando nel paese del sud Europa e tutto passa da un lato, ma d'altra parte abbiamo un'immigrazione, detto 3-4 giorni fa, dove nelle regioni Lombardia e Piemonte c'è la maggior parte degli italiani che migrano verso nord Europa e sono laureati, cioè noi acquistiamo bassa manovranza ed esportiamo giovani con certe qualità. E poi d'altra parte noi assistiamo anche, ne parlavo anche con degli amici, dove le nostre aziende con alta tecnologia stanno per essere comprate tutte dagli stranieri, per cinesi, per russi, quello che è già successo a Cina. Cioè, sono d'accordo, per me c'è un principio generale dove vogliono che le menti vanno via, che si assisti al potere, che si, sì, c'è qualcosa che non funziona. E poi le volevo dire anche prima alla signora, io ero orgoglioso di essere italiano quando c'era un presidente come Martini. Cioè quello che voglio dire, l'orgoglio dipende da chi ci rappresenta. Solo per chi diceva anche che i cittadini dovrebbero poter utilizzare, come dire, far ricorso a qualcosa di molto più, come dire, forte che non la parola in certi casi e di fronte a certe situazioni, ma cioè, condivido da questo punto di vista. Allora, la globalizzazione, che è il convitato di pietra di tutta questa conferenza, perché non l'ho mai, come dire, non ho mai preso il toro per le corna, però dietro tutti i discorsi, le slide che ho fatto, c'è questa feroce globalizzazione che è avvenuta e che ha provocato un arricchimento delle multinazionali, di queste strutture finanziarie internazionali. La globalizzazione si serve anche dell'immigrazione. Ad esempio, in Grecia, negli ultimi anni, negli ultimi due anni, cioè 2011-2012, mi raccontavano un mese e mezzo fa, quando ci sono stata, sono state fatte entrare circa 1 milione di immigrati attraverso la frontiera turca, a fronte di 11 milioni di abitanti complessivi. Ora, è chiaro che già in un paese, diciamo, molto in difficoltà per la situazione che sta vivendo, questo è ovviamente un ulteriore colpo forte, terribile. Ma attenzione però, l'immigrazione viene utilizzata come destabilizzante. E se c'è una cosa della quale dobbiamo parlare, credo che sia relativa alle cifre dell'immigrazione, perché ovviamente l'Italia, che è questa sorta di prolungamento naturale, geografico nel Mediterraneo, la vive in particolar modo. Ma è anche vero che le cifre ufficiali parlano di fortissima immigrazione in Francia, in Belgio, in Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, ma queste cifre non passano mai, non vengono mai fornite. Invito chiunque a farsi un giro a Bruxelles, ad esempio, e ad accorgersi come al di fuori del cosiddetto quartiere dell'Unione Europea e si possa avere la sensazione di essere, come dire, straniere ma al di fuori proprio del continente, perché l'immigrazione è stata veramente molto forte e massiccia. E io ho avuto un'esperienza in occasione di una conferenza internazionale nel 2010, all'inizio del 2010, e mi sono trovata con un ministro del Senegal, eravamo seduti al tavolo insieme,
E questo qui era feroce nei miei confronti, ma parlava in generale di Europa, cioè non additava l'Italia. E diceva, cosa state facendo attraverso la TV, attraverso il satellite, perché poi è l'immagine che viene data, di nuovo la creazione mitologica di questo paradiso europeo. Ci state, mi diceva, ovviamente parlava di Europa, ma anche d'Italia, quindi, ci state portando via quella che noi consideriamo la bassa manovalanza. I giovani più forti, più preparati, quelli che hanno studiato, quelli che potrebbero essere una classe dirigente capace per il futuro del nostro paese. Questi sono quelli che si possono permettere di avere qualche quattrino per fare il viaggio clandestinamente. Questi sono quelli che arrivano ad elevatissimo grado di specializzazione per i loro paesi, ma arrivano in Europa e vanno a finire per alimentare la prostituzione, la microcriminalità, lo spaccio e quant'altro. Perché? Perché è chiaro che è diversa la realtà nella quale approdano da quella che è stata fatta apparire attraverso i media. E però c'è proprio questa spogliazione. Quindi per noi diventa bassa manovalanza, che diventa in un qualche modo motivo d'attacco per i diritti dei lavoratori, per cui si può lavorare con dei salari più bassi, senza diritti, senza tutele, per cui poi c'è l'immigrato che ci fa quello che prima facevano gli italiani, non c'è neanche bisogno di metterle in regola. Quindi è vero che c'è questo stravolgimento, ma a mio avviso l'immigrazione va letta veramente in un panorama globale per come viene sfruttata dalle élite che ci governano per destabilizzare la società, per minare i diritti dei lavoratori e allo stesso tempo per creare una massa di persone disperate. Disperati gli immigrati sbandati e disperati, diciamo, la popolazione che vive nei rispettivi paesi originari, che non riesce in un qualche modo a garantire integrazione né tantomeno a tutelare e a salvaguardare i propri diritti che c'erano prima. Mentre nel contempo viviamo anche noi ciò che vivono in Senegal, cioè i più capaci, i più brillanti, quelli che possono, ce la fanno, emigrano altrove, impoverendo il nostro paese di quelle menti, di quelle capacità che potrebbero costituire una classe dirigente futura. Quindi proprio il processo di globalizzazione generale che si sta accanendo utilizzando l'arma dell'immigrazione. Movimenti, gruppi, comitati, realtà locali che sono attive, che stanno, si sono già attivate, ce ne sono tante, per fortuna. Questa è un po' anche una risposta a quello che mi veniva chiesto prima. Chi localmente si adopera per creare delle monete complementari? Chi crea delle comunità basate sul baratto? Chi crea in un qualche modo uno scambio di tempo, delle ore di tempo a disposizione per varie attività? Tante piccole scappatoie, se vogliamo, tante piccole soluzioni fai da te che si riverberano nelle comunità per sfuggire a questo sistema, perché è un sistema che ci piaccia o meno, se anche pensiamo di mettere su un movimento nazionale, di andare all'attacco frontale di questo sistema, ci stermina, ci schiaccia in un attimo. Dobbiamo proprio creare un altro sistema che dimostri che quello che ora esiste è vecchio, è obsoleto. E per farlo dipende da che cosa siamo disponibili a fare noi. E qui devo parlare con assoluta franchezza rispetto all'ipotesi di cominciare a lavorare tutti insieme, con urgenza, con emergenza, mettendo in secondo piano i narcisismi e le narcosi egoistiche che si vedono a tutto spiano. Mettendo in secondo piano, senza abbandonare, perché nessuno chiede sacrifici, distinzione, okay, ma mettendo in secondo piano quello che è l'orgoglio di una bandiera, di un'appartenenza, di un comitato, di un gruppo, ad un movimento, ma mettendo esclusivamente al centro la propria nazione, il proprio paese, la propria patria, l'Italia, il proprio futuro, il proprio destino, che cosa possiamo fare noi per i nostri cittadini. Quanti cittadini sono pronti a muoversi subito per creare un'alternativa? E anch'io. E sto già cercando di farlo. Ma vi assicuro che ancora, a partire da chi si fa prendere da questi egocentrismi micidiali, al di là di chi è malato di tastierismo, per cui quello, vabbè, diventa una dipendenza esattamente dalla tastierina anziché dalla cocaina, e per il resto in tanti sono presi da un gioco che è proprio basato sulla manipolazione del divide et impera,
ci si frammenta, ci si spezza, ci si divide, quando invece mettiamo al centro la sovranità monetaria, la sovranità dei nostri territori. Ma pensate semplicemente se a livello di comunità, perché a me hanno fatto questa domanda, ma Monia, cioè, guarda anche le ultime elezioni, mai visto come hanno votato gli italiani? Ma tu ti fidi degli italiani? Guardando il risultato delle elezioni, mi fido di chi si è astenuto, come dire, ma per il resto, cioè, hanno votato Berlusconi, hanno votato Bersani, hanno votato, insomma, sti agglomerati, boh. E quindi, a livello nazionale non so, ma a livello della mia comunità, so di chi posso fidarmi, so con chi posso costruire, so con chi posso lavorare, so con chi posso confrontarmi, so con chi posso lavorare, e quindi, partiamo dal territorio, dalla comunità, che cosa posso fare? Poi una comunità che si confedera con un'altra comunità e costruisce quindi questo paese. Se c'è qualcosa che non s'aspettano, è qualcosa che sia proprio basato sul territorio e sulla sovranità dei cittadini, che peraltro è sancita dall'articolo 1 della Costituzione, e che può realizzarsi ancora più facilmente e sicuramente in maniera più concreta a livello di comunità di territorio, dove è più facile trovare chi come lei, come me o come altri, sono pronti a fare. Io sono pronto. Va bene, come tu. Dove ci sono persone appunto come te, come tanti altri, che sono disponibili a fare, superando appunto le divisioni, anzi portando magari come patrimonio la propria analisi, il proprio elaborato, la propria esperienza, la propria proposta, perché dobbiamo capire che di fronte a un problema dovremmo essere capaci tutti di proporre la soluzione migliore, indipendentemente da chi, come dire, arriva da un movimento piuttosto che dall'altro, chi è un semplice cittadino, e democraticamente ognuno dovrebbe cominciare a non essere più deresponsabilizzato, a partecipare in prima persona e a farsi veramente sovrano, senza nessuno al di sopra, rispetto ovviamente dei diritti degli altri e degli altri, ma con il pieno senso di cittadinanza. In varie località noi stiamo già organizzando delle assemblee sovrane e delle comunità, dove possono partecipare tutti i cittadini che non hanno nulla a che vedere con la criminalità, nulla a che vedere con la massoneria e nulla a che vedere con chi ha già governato, perché abbiamo già dato. Quindi al di fuori di questo, stabilendo delle regole di democrazia diretta e partecipativa, stiamo cominciando a lavorare. Allora pensiamo alla moneta della comunità, ma che è ancora possibile, cioè nonostante ci dicano, ad esempio, il baratto o l'autogestione dell'azienda agricola, per intenderci, penso a Magomadas in Sardegna, dove c'è una vera e propria comunità che si è organizzata con l'autogestione degli ulivi, della pesca, di tutto quanto, dei prodotti che si scambiano, quindi esiste questa possibilità. È chiaro che se parli con una delle agenzie delle entrate, la prima cosa che ti dice è: questa evasione allo stato puro, cioè è un illecito. Ma chi se ne frega, ma dimostrami l'illecito. Se io le mie uova le scambio, che so, con un pesce piuttosto che con... E anche a livello di attività, è chiaro che diventa difficile farlo su tutto, perché comunque resto, come dire, in relazione con un mondo che, se non è la scuola pubblica, perché comunque sul territorio e non pago perché viene garantita, niente, appena finisco, diciamo, la scuola, diciamo, quelle che erano le scuole medie, ecco che mi affaccio su una tutta un'altra realtà. Ma è altrettanto vero che io a livello territoriale, in rapporto con altri territori, posso avere una mia moneta complementare, ad esempio. Posso crearla, e ben venga. Fra l'altro, i trattati europei, una delle cose di cui non se ne parla mai, dicendo, non si può, non è vero. I trattati europei consentono che territorialmente ci sia una doppia circolazione. E quindi, quando qualcuno dice, non si può, o è un ignorante, o è in malafede. Molti di quelli che ci vietano di pensare a soluzioni di questo tipo dicendo assolutamente non si può, non si deve, diciamocelo, solo in malafede, perché vanno ad alimentare un sistema bancario che attraverso una valuta complementare verrebbe ad essere penalizzato in primis. Pensate che in Germania è stata la stessa Deutsche Bank a promuovere un convegno per l'utilizzo del contante libero. E invece a noi dicono che l'utilizzo del contante libero è la causa di tutte le evasioni. Allora, se non ci sono altre domande, vi ringrazio doppiamente perché siete stati qui fino adesso, quindi ad ascoltare e a seguire.